Ciao, un saluto a tutti voi. Siamo qui insieme con la sorella Lorenza e insieme vorremmo studiare la lezione numero 19 di sabato 4 novembre, che porta come titolo Il figliol prodigo. Ecco, però come di solito, prima di iniziare chiediamo la guida dello Spirito Santo e prego la sorella Lorenza che ci guida nella preghiera. Padre nostro che sei nell'alto dei cieli qui in mezzo a noi, veniamo dinanzi a te riconoscenti e grati per ogni cosa, e in modo particolare perché siamo qui con questo grande privilegio di poter studiare insieme la tua parola e meditare su quello che tu vorrai dirci. O Signore, apri la nostra mente, i nostri cuori affinché possano essere ricettivi al tuo messaggio, aiutaci a mettere in pratica la tua volontà, cambia il nostro cuore, la nostra mente. E guida i nostri passi, Signore, e dirige la nostra vita. Mettiamo tutto nelle tue sante mani, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Ecco, come dicevo, siamo già da un po' che stiamo studiando le parabole e oggi studieremo il figliol prodigo, una parabola ben conosciuta. E vogliamo anche leggere magari l'introduzione velocemente. E la leggo io e dice: disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Questo giovane non riconosce alcun dovere di fronte al padre ed ignora completamente ogni senso di gratitudine. Nondimeno, appellandosi ai diritti e ai privilegi propri dei figli, pretende la parte del patrimonio paterno che gli tocca in eredità. Vuole subito ciò che in effetti gli spetterebbe alla morte del padre. Invece di preoccuparsi del futuro, pensa solo a godere il presente. Ecco, così in sintesi abbiamo un po' letto di quello che si tratta, di quello che tratta la lezione, e adesso andremo man mano con le domande ad approfondire un po'. Ecco, magari inizio io, chiedo alla sorella Lorenza la prima domanda, che ci sono due domande in una, e dice: da quando esistono figli e figli prodighi? E quali due mali vede moltiplicarsi sulla terra il nostro Padre Celeste? Prego, sorella Lorenza. Sin dagli alberi, sin dall'inizio della creazione, ci sono sempre state persone che si sono allontanate volontariamente dalle vie del Signore. E il primo caso appunto è stato Caino che fece del male uccidendo suo fratello e si allontanò da Dio, dice la Bibbia, andò lontano da Dio. E così è stato da lì in avanti. Ci sono sempre state persone che, pur essendo state illuminate dalla luce divina, state chiamate da Dio a seguirlo, però poi hanno preferito seguire la propria via e i propri interessi. E quindi quali sono i due mali che vede moltiplicarsi sulla terra Dio? Praticamente quello che gli uomini tendenzialmente desiderano abbandonare e vogliono abbandonarlo. E purtroppo poi, abbandonando Dio, che è la sorgente di acqua viva, in realtà poi si scavano delle cisterne rotte e quindi pur magari avendo l'acqua, però perdono poi tutto il contenuto a causa delle crepe che ci sono. E di conseguenza si trovano poi a essere senza prive d'acqua, priva di contenuto. E quindi questo è un grave sbaglio che fanno tutti gli uomini quando decidono di allontanarsi da Dio, pagando poi le conseguenze di tali scelte. Ecco, grazie Lorenza. Perciò abbiamo visto che fin dall'inizio, nonostante che Dio avesse fatto ogni cosa buona, e soprattutto anche il sesto giorno dopo aver creato l'uomo, disse addirittura che è stato fatto tutto molto buono. Ecco, perciò Dio aveva fatto tutto perfettamente. Però, come dice in Ecclesiaste, l'uomo ha ricercato molti artifici. E in Isaia poi aggiunge, come possiamo leggere qui dal versetto riportato, che parla proprio del suo popolo, del popolo che Dio aveva scelto. Purtroppo dice: essi si sono ribellati. E addirittura paragona questo popolo, che è molto diverso dagli stessi animali. Dice qua, accenna
diciamo, si riferisce al bue e all'asino che riconoscono, diciamo, tutto quello che Dio dona loro, mentre il popolo, l'uomo, era a immagine e a somiglianza di Dio, purtroppo non ha, dice, non ha conoscenza e non ha intendimento. Ecco, purtroppo questo è quello che è successo e quello che sta succedendo ancora oggi. I quali beni sperperò il fratello minore e come visse lontano dalla casa paterna? Ecco, qui siamo appunto, l'abbiamo accennato anche leggendo l'introduzione, che questo fratello che sottolinea è il fratello minore, perciò il più piccolo, quello che si dice che dovrebbe essere guidato dal maggiore o dal padre. Però qui vediamo che lui fa una richiesta non è proprio il momento di questa richiesta, perché lui vuole i beni che gli spetterebbero alla morte del padre, cioè all'eredità. Lui la vuole subito, la pretende addirittura. Ecco, perciò vediamo in questo modo di proporsi dinanzi al padre un egoismo molto, molto pesante, no? Ecco, lui vuole quello che gli aspetterebbe un domani. Poi cosa fa? Qua vediamo che la seconda parte della domanda ci chiede come visse lontano dalla casa paterna. Ecco, dopo aver ricevuto questi beni, lui non è che rimane col padre, ma vuole allontanarsi dal padre. E come un po' ci ricolleghiamo alla prima domanda, non riconosce questo privilegio di essere nella casa paterna, di godere di tutti i beni che il padre gli offre, gli dà. Però qui lui preferisce allontanarsi e dar retta sicuramente, come dice la nota, le cattive compagnie lo aiutano a sprofondare sempre più nel peccato e a dissipare la sua sostanza vivendo dissolutamente. Ecco, quelle compagnie che immagino io lo hanno spinto a chiedere anche l'eredità al padre e lo hanno spinto ad allontanarsi dal padre, sono quelle compagnie che lo aiutano a dissipare tutto quello che il padre gli aveva dato. Ecco, qui cosa possiamo trovare per i nostri tempi? Dobbiamo stare attenti che questo succede anche ai nostri tempi, non è successo solo ai tempi di Gesù o ai tempi antichi, ma succede in continuazione in tutti i tempi. Perciò dobbiamo sempre stare in guardia, qui dice, alle cattive compagnie, cioè a quei suggerimenti che non sono secondo la volontà di Dio. Adesso mi viene un altro pensiero. Ecco, quei suggerimenti che le cattive compagnie fanno sono spinte proprio da quel avversario che abbiamo trovato fin dall'inizio, no? Quello che ha suggerito ad Eva di andare a prendere quel frutto, ecco, per allontanarsi di Dio. Perciò vediamo che le cose si ripetono di continuazione. È sorprendente il fatto che comunque il padre non si oppone a questa richiesta e anticipatamente ai tempi lui quindi divide l'eredità e gliela dà, e quindi gli lascia la libertà, e lui invece non si sentiva in realtà libero in quella casa, pensava appunto che ci fossero solo obblighi, divieti, si sentiva stretto, diciamo, e in realtà lì era amato e godeva di tutta la libertà giusta che ogni uomo possa goderne. E quindi lui prende questa decisione e se ne andò non a pochi chilometri, ma dice in un paese molto lontano. E pensò finalmente di essere arrivato a quello che in realtà voleva, no? Di poter fare tutto quello che voleva, di poter provare qualsiasi esperienza. E questa è un po' l'esperienza che possiamo fare tutti noi, che abbiamo fatto, che vogliono fare i giovani, i meno giovani. Pensano che di poter avere la libertà di fare quello che si vuole e alla fine a volte facciamo delle scelte che ci porteranno invece a pagare un prezzo molto amaro. Grazie Lorenza.
Hai fatto una bella riflessione proprio facendo notare che il padre non si è opposto a questa richiesta, perciò questo ci fa capire che era un padre molto amorevole, buono. Sì, questo è da sottolineare. Ecco, passiamo alla terza domanda, che ci chiede: quale fu il risultato dell'esperienza del figliol prodigo? Cosa riesce a fare Satana con coloro che abbandonano la casa del padre? Ecco, abbiamo un po' toccato. E difatti, come è stato detto, lui comunque fece, allacciò delle nuove amicizie e spesso quando appunto noi siamo prodighi verso gli altri ci troviamo tanti amici che in realtà sono più interessati a quello che abbiamo che a quello che siamo, no? E quindi lui si è circondato di tanti amici, però non amici saggi che cercavano il suo bene o gli davano consigli buoni, ma naturalmente gli avranno anche dato dei consigli sbagliati e lo hanno portato sulla cattiva strada. Più avanti veniamo a sapere che lui poi li ha spesi anche con le prostitute, con l'alcol, con i vizi, cioè non si è fatto mancare nulla, fino al punto che si godette la vita e alla fine si ritrovò senza nulla in tasca, senza un centesimo. E quindi andati via gli agi, sono andati via anche gli amici e alla fine si è ritrovato solo. È partito ed è arrivato in quel posto da solo e alla fine si è trovato solo. E lui quindi poi lì sopraggiunse una grande carestia e lui cercò lavoro presso un abitante di quel paese, doveva pascolare i porci, un'attività che per gli ebrei era la peggiore che si possa fare, perché noi sappiamo che i maiali erano impuri. E quindi lui addirittura desiderava mangiare quello che mangiavano i porci, ma il padrone era così duro, a differenza del padre, che non gli voleva dare nemmeno il mangiare che dava ai porci. Quindi, come dice il proverbio, dalla padella alla brace, ma in realtà lui non era alla padella, lui diciamo dalle stelle alla stalla, ecco. Esatto. E così Satana anche oggi, come è riuscito con lui, con tutti coloro che fanno cattive scelte, si serve delle cattive compagnie, come hai detto tu prima, per distoglierci e di allontanare. Ma Proverbi dice: figlio mio, i peccatori ti vogliono sedurre, ma tu non acconsentire. Quindi noi non, quando poi noi ci troviamo in situazioni sbagliate, tendiamo poi a dar la colpa agli altri. Ma gli altri, e nemmeno Satana ci può obbligare a fare il male, siamo noi che siamo liberi di decidere se sì o no. Quindi se ci troviamo in quella situazione è perché noi abbiamo deciso di accettarla. Esatto, sì. Grazie Lorenza, perciò sì. Vediamo che qui possiamo dire che oltre alle decisioni sbagliate che aveva preso questo figlio, quello di seguire i consigli di questi suoi di queste cattive compagnie, e dopo trovandosi anche addirittura senza, come dicevi tu, senza nulla, vediamo che il maligno si scatena ancora di più e può capitare anche la carestia sopra, no? Perciò a volte noi quando ci allontaniamo veramente da quello che pensiamo che sono costrizioni o sono cose che ci pesano, alla fine poi troveremo delle cose molto peggiori, molto più pesanti. Ecco, perciò vediamo come dice l'Apostolo Pietro qui, che ci sono molti che purtroppo cercano di allontanare, di sviare coloro che erano sfuggiti a queste cattive compagnie, no? Erano usciti da queste cattive compagnie, però vediamo che Satana cerca di riportarli e di riconsegnarli a quella libertà che in realtà non è una libertà, ma è una schiavitù tremenda, è una servitù tremenda. Ecco, perciò, come dicevi tu, leggendo in Proverbi, noi sappiamo che in Proverbi ci sono un sacco di consigli buoni proprio per i giovani, no? Come seguire i genitori, come ascoltare i genitori, e noi soprattutto dobbiamo ascoltare il nostro Padre Celeste, che è il genitore per eccellenza, no? Ecco, perciò
dobbiamo sempre stare in guardia, perché il maligno è sempre in agguato per allontanarci dal nostro padre. Sì, ti rivolgo la quarta. Rendendosi conto di aver perso tutto e ricordando ciò che aveva lasciato, quale pensiero venne in mente al figlio al prodigo e quale fu la reazione del padre quando vide il figlio ritornare verso casa? Ecco, qui possiamo dire che questa è la parte migliore, diciamo, di questa parabola. Cioè che questo figlio, nonostante che era caduto così in basso, come abbiamo visto, aveva riconosciuto che quello che aveva fatto non era stata la decisione migliore. Ecco, qui dice in Luca 15, allora rientrato in sé. Ecco, non è così facile, no, rientrare in sé, perché ammettere i propri errori penso che sia una delle cose più complicate per l'uomo, no? A volte piuttosto di ammettere i propri errori si continua a camminare nell'errore. Ecco, questo è il pericolo più grande. Però in questa parabola noi dobbiamo comprendere che bisogna riflettere, esaminarsi, e se siamo nell'errore bisogna rientrare, come dice qua, rientrare in sé. E poi non basta solo riconoscere, ma poi bisogna anche ritornare nei propri passi. Infatti qui la decisione di questo figlio è quella che dice: mi leverò e andrò dal padre mio. Perciò non rimane con questa certezza di aver sbagliato, ma poi cosa fa? Ritorna al padre. Ritorna al padre e lì, diciamo, oltre che ritornare al padre, confessa i suoi errori. Confessa i suoi errori al padre. E noi abbiamo visto fin dall'inizio che questo padre era un padre buono, no? Era un padre eccellente, possiamo dire, che rappresenta proprio il nostro Padre Celeste. E qui vediamo che, per rispondere proprio alla seconda parte della quarta domanda, quale fu la reazione del padre quando vide il figlio? Noi sappiamo che lo abbracciò e non stette lì a rimproverarlo cosa hai fatto, cosa non hai fatto, ma bensì fece una gran festa perché questo figlio, dice, era perduto e invece poi si è ritrovato. Perciò vediamo che ritornando nei nostri passi, quando riconosciamo i nostri errori, confessandoli e pentendosi di tutto quello che di sbagliato abbiamo fatto, ritroveremo sicuramente le braccia del nostro padre che sono aperte per riprenderci. Perciò non è mai troppo tardi riconoscere e ritornare al padre. Sì, prego, Lorenza. E dietro questo rientrato in sé c'è l'opera dello Spirito Santo che, mentre l'uomo pensa che quando siamo lontani da Dio, Dio ci abbandona, anzi qualcuno pensa pure che Dio goda di certe situazioni negative che possono accadere nella nostra vita, invece Dio, pur noi avendo fatto delle scelte sbagliate, pur essendoci allontanati da Lui, Dio comunque continua a invitarci a tornare a Lui, e con opera dello Spirito Santo cerca di lavorare nei nostri cuori e nella nostra mente. E quindi Lui dice un proverbio di Confucio che esistono tre modi per imparare, no? Il primo con la riflessione, che è il metodo più nobile, il secondo con l'imitazione, che è il metodo più facile, e il terzo con l'esperienza, che è il metodo più amaro. Cioè, tante persone per poter comprendere devono prima, diciamo, toccare il fondo, no? E quindi lui si è reso conto quando ha visto che in realtà lui viveva nell'oro con il padre, avevano animali, terreni. Per poter ricevere l'eredità c'erano quindi dei capitali conservati, eccetera, eccetera. E quindi quando si rende conto che non aveva nemmeno di che sfamarsi, gli occhi gli si sono aperti. E quindi lui prende questa decisione. La nota dice: per quanto lui si senta quindi miserabile, eccetera, lui decide di ritornare perché crede ancora all'amor di Dio, cosa che non ha fatto Giuda. Perché Giuda ha sbagliato? Perché Dio lo avrebbe perdonato, ma lui non ha creduto. Non credeva più
non credeva che l'amore di Dio fosse così grande da poterlo perdonare e quindi si tolse la vita. Invece Pietro ha creduto ed è stato perdonato. E la cosa che più mi ha colpito è che questo padre comunque tutti i giorni si affacciava e guardava lontano sperando che questo figlio ritornasse. Questo è l'amore di Dio. E quindi dice che quando poi lo vide da lontano, perché l'amore ha la vista lunga, dice che lui corse per andargli incontro e, come hai detto tu, gli si gettò il collo senza rinfacciargli, eccetera. Quindi è bellissimo questo incontro, e l'amore di un padre o l'amore di Dio sono immensi. Sentimenti del figlio maggiore. Dice: come reagì il fratello maggiore all'arrivo del fratello minore? Cosa dobbiamo sapere e capire noi cristiani? Ecco, qui, se questa parabola fosse terminata, no? Come abbiamo appena detto, sarebbe stata perfetta, no? Sarebbe stata l'eccezione. Però qui vediamo che Gesù aveva altri insegnamenti da dare. Prego. Fino a questo punto nessuna nota discordante, no? Aveva turbato questa scena gioiosa di questa parabola, però a un certo punto dice che il figlio maggiore, che era nei campi a lavorare, quindi aveva le sue qualità, era una persona attiva, eccetera, ubbidiente, e quindi a un certo punto ritorna a casa e già da lontano sentiva il suono della musica, le danze, eccetera, eccetera, e non capiva. Quindi cosa fa? Quando si avvicina, arriva, chiede cosa fosse tutta quella baldoria, eccetera, e quindi gli viene detto che, diciamo, un servo del padre dice: è tornato tuo fratello, e quindi tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato e si sta festeggiando. E lui, apposta di essere contento di questo, che suo fratello era ritornato, provò, si adirò. Questa è la reazione sua. Prima rimase indifferente, no? Poi si adirò. Perché? Perché era geloso. Cioè, suo padre, nonostante tutto, uscì, non vedendolo rientrare, e pregava finché lui entrasse, ma lui non voleva entrare. E quindi questa è la nota dolente, che questo figlio perduto non gioì assieme al padre, ma lui fu geloso e si rifiutò, dice, di dare il benvenuto al fratello. Difatti dice: udito ciò, gli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, e poi vediamo più avanti che cosa è successo. Ecco, grazie sorella Lorenza. Ecco, qui ci fa capire che purtroppo il cuore di questo fratello maggiore, che forse doveva insegnare, no, a quello minore, doveva dare un buon esempio, essendo il maggiore, invece vediamo che il suo cuore non era certo come quello del padre, ecco, possiamo dire, non era come quello del padre. Infatti, come hai detto tu, si adirò quando? Si adirò quando sentì che c'era festa per questo fratello ritornato. Probabilmente se magari il servo, invece di dirgli questo, gli avrebbe detto: magari è tornato tuo fratello e tuo padre gli ha dato una bella strigliata, eccetera, eccetera, magari avrebbe detto: ah, fatto bene, sì, perché si merita così, no? Ecco, a volte, ecco, qui vorrei aggiungere un po' alla seconda parte della domanda, che dice: cosa dobbiamo sapere e capire noi cristiani? Ecco, quello che dobbiamo capire lo troviamo in Galati e in Giacomo, no? Che ci vengono dati. Quello che dobbiamo essere anche noi misericordiosi, ecco la parola giusta, misericordiosi verso coloro che purtroppo cadono nell'errore, sbagliano, fanno delle scelte sbagliate. Perché? Perché questo può succedere anche noi. Allora, se noi siamo misericordiosi, gli altri saranno misericordiosi verso di noi se sbagliamo. Ecco, perciò questo è quello che dobbiamo imparare anche da questa parabola. Sì, prego, sorella. È un po' come succede anche al giorno d'oggi, no? Spesso succedono diatribe o litigi tra fratelli, soprattutto per questioni di eredità o economiche. E qui c'è la differenza tra l'amore dei genitori e l'amore fraterno. L'amore dei genitori, come l'amore di Dio, è più incondizionato, ti ama a prescindere. Invece l'amore fraterno a volte è legato a un dare e un ricevere,
quindi se tu mi vuoi bene io ti voglio bene, se tu mi dai io ti do, eccetera eccetera. E tante volte succedono litigi tra fratelli, che anche se poi uno dei due o chi ha fatto il torto viene, vuole rimediare o chiedere scusa, a volte si porta poi il rancore per tutta la vita. Sono situazioni che ci troviamo ogni giorno davanti, non sono lontani dalla nostra realtà. In che modo il fratello maggiore protestò con il padre per il ricevimento organizzato per il ritorno del fratello, e cosa si sentì e cosa pretese per se stesso, considerando la propria vita e il proprio comportamento? E cosa disse Gesù circa le tradizioni giudaiche che si opponevano all'amore che scaturisce dal cuore? Ecco, in che modo il fratello maggiore protestò? Abbiamo innanzitutto qui, lui dà anche un cattivo esempio, penso, a questo servo che gli aveva dato questa bella notizia, no? Invece di partecipare a questa gioia, a questa festa, vediamo che lui si adira, come hai detto bene, e perciò penso che anche questo servo, che ha visto questo modo di comportarsi del suo padrone, perché praticamente era anche lui il padrone insieme al padre, ecco, sicuramente non è stato un buon esempio per il servo, perciò dobbiamo imparare anche questo, anche noi, dobbiamo stare attenti al nostro modo di reagire in certe situazioni, perché possiamo essere uno scandalo. E poi ancora di più, qua ci fa capire che il versetto che è in Luca 15, i versetti che parlano della parabola, che addirittura lui si adira contro il padre, no? E addirittura lo accusa e dice: eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ecco, qui vediamo che addirittura accusa il padre di essere un padre duro, un padre diciamo che voleva la sua proprietà solo per sé e non voleva far partecipe i figli. E noi sappiamo che in realtà non era così, perché dalla risposta poi dal padre vedremo che è tutt'altro. Ecco, perciò quando troppo abbiamo un cuore duro così, oltre che essere cattivo esempio, siamo anche pronti ad accusare, a puntare il dito e diciamo a dare colpe dove non, le colpe non ci sono. Esatto, volevo dire una cosa. Prego. È forte quando comunque lui, parlando col padre, dice: ma quando è tornato questo tuo figlio, quindi non lo chiama nemmeno mio fratello, questo tuo figlio, come un po' la parabola che abbiamo studiato settimana scorsa, quando Gesù dice la parabola del buon samaritano, c'è quel dottore della legge non osa nemmeno ripetere la parola samaritano, ma dice colui che usa misericordia, quasi come se non si volesse contaminare usando la parola samaritano. E quindi come insegnamento per noi è che a differenza di noi che giudichiamo in base a quello che vediamo, Dio giudica invece le intenzioni, che non sempre collimano con ciò che appare. Quindi è vero che questo figlio maggiore era ubbidiente, era un lavoratore, è rimasto eccetera al padre, però in realtà il suo cuore non era buono, quindi apparentemente appariva quello che non era nella realtà del suo cuore, mentre l'altro ha fatto sì degli sbagli, ha fatto la sua esperienza, però alla fine si è dimostrato più buono. E quindi noi non dobbiamo giudicare in base all'apparenza e dobbiamo anche dare un'opportunità a chi ha fatto delle scelte sbagliate. Tutti meritiamo una seconda opportunità. Ecco, grazie Lorenza, infatti mi hai fatto venire un pensiero riguardo a questo. E come dicevi, questo figlio maggiore era molto operoso, faceva il suo dovere, diciamo, lo faceva nella maniera migliore, però lo faceva con uno scopo sbagliato, no? Ecco, perciò anche qui noi dobbiamo capire, abbiamo, mi sembra, un versetto, il capitolo 13, mi sembra Prima Corinzi, che parla dell'amore, che no? Se anche facessimo tutte le cose che possiamo fare, ma però manca l'amore, vuol dire che quello non serve a nulla. Ecco,
è quello, come dicevi bene tu, lo può far emergere solo Dio. Solo Dio conosce perché facciamo certe cose, no? Solo Lui. Noi possiamo a volte fare delle cose solo per dare dell'occhio, ma non in realtà col cuore. Ecco, questo è un po' quello che mancava a questo fratello maggiore. Ecco, perciò questa parabola c'ha molti insegnamenti, sia al tempo di Gesù e sia in tutti i tempi, in tutti i tempi. Ecco, siamo giunti alla settima domanda, no? Costruendo ponti per la salvezza. Dice, chi rappresentano nella parabola il fratello maggiore e il fratello minore? Quale fu il mandato che Gesù impartì ai suoi primi discepoli e che rivolge al rimanente fedele avventista degli ultimi giorni? Abbiamo due domande. Il figlio maggiore rappresenta gli ebrei impenitenti dei giorni di Cristo e i farisei, i sadducei, eccetera, che loro pensavano di ottenere la salvezza per i propri meriti, mettevano in mostra tutto ciò che facevano e erano appunto gonfi di orgoglio e tutto quello che avevano pensavano di averlo per diritto, che tutto gli spettasse per diritto, che fosse tutto scontato, e in realtà così non era. E purtroppo questo è uno sbaglio che ognuno di noi può incappare, cioè pensiamo appunto che tutto ciò che abbiamo ce lo meritiamo perché noi siamo buoni, quindi ci spetta di diritto come questo figlio maggiore. In realtà così non è. E Gesù invece ci dice che noi dobbiamo essere generosi e andare alle pecore perdute della casa di Israele, predicare il messaggio, il regno dei cieli è vicino. Quindi tutti coloro che si vogliono avvicinare a Dio, pur essendo sulla cattiva strada, possono ritornare. E di questo poi, come dice la parabola, dobbiamo rallegrarci che un peccatore è ritornato all'ovile e non invece fare come questo figlio maggiore che ha provato, si è adirato, ha provato gelosia, eccetera. Sentimenti lontani da quelli di Dio. Questo è. Sì, il soprattitolo dice appunto costruendo ponti per la salvezza, cioè noi dobbiamo fare ogni cosa nelle nostre possibilità per riappacificare, per mettere pace e per non, diciamo, come posso dire, tirar fuori magari cose vecchie, no? Per puntare poi il dito e poi, diciamo, rivoltarci addirittura contro il nostro Padre Celeste. Perciò dobbiamo imparare molto da queste parabole e anche qui vediamo che gli stessi ebrei, avevano dimenticato la grazia, no? Erano soprattutto, guardavano le opere ma si dimenticavano di quel sacrificio che facevano mattino e sera, che era quello che gli dava la possibilità di ritornare a Dio e di ritornare appunto al Padre e di ricevere il perdono. Perciò questa è diciamo il pericolo del popolo di Israele spirituale. Dobbiamo stare attenti anche noi a non ripercorrere questi passi. Poi anche, come hai detto tu, diciamo l'invito di Gesù era, il mandato di Gesù era quella di predicare il Vangelo all'inizio ai primi discepoli, appunto alle pecore perdute, dice in Matteo, no? Doveva essere predicato proprio in mezzo al popolo di Dio, ma poi sappiamo che è stato predicato, il mandato di Gesù è quello di predicare in tutto il mondo, perché tutti siamo, tutta l'umanità si è allontanata da Dio, tutta l'umanità possiamo dire ha ripercorso i passi del figlio al prodigo e Dio vuole che ritorni in sé e che ritorni a lui. Ecco, se non hai altro da aggiungere, Lorenza, a questo... Diciamo appunto, Gesù dice andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, quindi a tutte quelle persone che erano lontane da Dio.
cosa che invece non volevano fare i dotti del popolo ebraico, e pensavano che i peccatori fossero lontani da Dio, non volevano assolvere a questo mandato, e invece perché non volevano dare un'altra opportunità ai perduti. E diciamo, i farisei, gli scribi, i dotti di quel tempo, loro pensavano che cioè, quando facevano il bene lo facevano per essere ricompensati, non perché fosse giusto, e questo è sbagliato. Noi dobbiamo fare le cose per non far soffrire Gesù, perché amiamo Gesù, perché questo è giusto e buono che si faccia, e di conseguenza non dovremmo seguire quindi l'esempio del figlio maggiore. Esatto, grazie. Verso gli altri. Ecco, grazie Lorenza. Dobbiamo ricordare appunto che Dio ci ha creati affinché noi operassimo per il bene. Ecco, e dobbiamo essere sempre grati infinitamente, perché Dio ha dato Cristo Gesù affinché noi potessimo ritornare a Lui. Ecco, perciò vogliamo concludere anche questa lezione. Vogliamo concludere con un'altra preghiera. Prego io. Adorato Padre che sei nell'alto dei cieli, chiniamo il capo anche in questo momento per venire ad adorare il tuo nome, quello di Cristo Gesù e dello Spirito, e per ringraziarti, Signore, che ci dai anche questa opportunità di poter studiare la tua parola, affinché, Signore, ci possa aiutare a crescere secondo la tua volontà e non secondo la volontà dell'uomo. Ti chiediamo di donarci il tuo Spirito, come ha potuto, Signore, toccare il cuore di questo figlio minore, possa toccare anche i nostri cuori, e possiamo rimanere comunque sotto la casa del Padre, perché in questa casa, Signore, ci sono benedizioni e nulla ci manca. Ti ringraziamo di tutto questo, ti ringraziamo anche di tutto quello che ci dai giorno per giorno, e ti preghiamo, Signore, di benedire anche coloro che hanno ricevuto l'Evangelo in questi momenti, che possono anche essi, Signore, accettarlo e venire al Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo ogni cosa, non perché degni o meritevoli, ma nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Abbiamo così terminato. Ringraziamo la sorella Lorenza, ringraziamo anche il fratello Emanuele per averci guidato in questo. E buon sabato e ci vediamo alla prossima. Ciao, saluti a tutti. Ciao. A tutti. Ciao.